Visto che siete in tante che vi state scrivendo per il mio test online dell'armocromia, ho pensato di prepararvi un breve video per spiegarvi nello specifico come funziona e che cosa dovete fare. Qual è lo strumento che ci serve per fare questa analisi? Beh, ecco, lo strumento è questo, sono i drappi, i famosi drappi colorati. Ogni colore va a rappresentare una stagione. Poi, oltre ai drappi, abbiamo anche le cornici. Queste sono alcune di quelle che io ho, che mi aiutano ad individuare proprio la stagione e il relativo sottogruppo. Ora, che cosa cambia tra farlo online e di presenza? Beh, allora, sicuramente in presenza c'è anche quella parte emozionale, diciamo. Invece farlo online è sicuramente super comodo per voi. Il test online per voi è molto più semplice e molto più rapido che fatto in presenza. La domanda che spesso mi fate è: ma il test online funziona? Allora, la risposta è sì e vi spiego subito perché. Allora, io sono andata a portare in digitale tutti i drappi, ok? Quindi non sono andata a alterare il colore è perfettamente uguale a questo che potete vedere qui. Quello che è importante e che vi chiedo è quello di fare una foto con queste caratteristiche. Allora, prima cosa dovete essere struccate. Seconda cosa, dovete mettervi ben frontale davanti a una finestra, possibilmente la luce della mattina. Perché la luce della mattina? Perché pomeriggio, soprattutto se andiamo verso tardo pomeriggio, iniziano a esserci le luci del tramonto, che sono di colore aranciato, quindi questo arancio mi va a alterare le luci del viso. Quindi, ben posizionate davanti alla finestra, fate una foto con la coda, quindi i capelli ben tirati indietro, e una foto con i capelli davanti, in modo tale che io possa vedere anche le punte dei vostri capelli. Poi l'ultima cosa che dovrete fare è compilare un questionario che vi manderò tramite mail. Come vedete, per voi è davvero semplice. Una volta che mi avete mandato la foto e il questionario, potrò iniziare a preparare la vostra consulenza. Quindi andrò a prendere la vostra foto, la porterò in digitale e andrò a fare proprio l'analisi. Così come si fa in presenza, andrò a mettere tutti i drappi dei sottotoni per individuare se avete un tono caldo o un tono freddo. Sulla base di questo andrò a definire se appartenete a una stagione calda, una stagione fredda e qual è il vostro sottogruppo. L'ultimo passaggio, ci diamo un appuntamento e ci sentiamo tramite Skype o tramite WhatsApp. E vi mostrerò tutte le foto con i vostri drappi, con tutti i passaggi che ho fatto fino ad arrivare al gruppo di appartenenza e al relativo sottogruppo. Ma ora voglio rispondere a qualche domanda che ho appena proprio ricevuto in questo momento e potrebbe essere utile anche per voi. Se scopro di avere nel mio armadio solo colori della stagione sbagliata, poi come mi devo comportare? È una bellissima domanda. Vi risponderò anche a questo. Non dovrete buttare via tutto, ma ci sono dei piccoli segreti, dei piccoli consigli che si possono fare. Ad esempio, per chi ha la divisa, ci sono ragazze che mi dicono: guarda, io purtroppo ho la divisa nera e sto malissimo con il nero. Non vi preoccupate perché c'è un rimedio anche a questo. Allora, un'altra domanda che ho ricevuto questa mattina: se ho i capelli tinti sarà più difficile individuare la mia stagione? Allora, assolutamente no, ed è per questo che ti chiedo di fare la coda. Invece, questa ragazza che mi ha scritto ieri sera, che tra l'altro devo rispondere, scusa se mi stai ascoltando, che tipi di consigli mi darai dopo aver individuato la mia stagione? Allora, i consigli che ti darò sono ovviamente quelli legati all'abbigliamento, ma io essendo anche makeup artist posso non dare consigli anche sul make-up, quindi avrai consigli sia sul make-up, sull'abbigliamento, ma anche per i colori dei capelli. E quindi vi dirò, nel caso voi vogliate fare delle schiariture piuttosto che una tinta, qual è il colore adatto a voi. E vi assicuro che cambiare il colore di capelli o scegliere un colore, sbagliato fa veramente la differenza. Bene, spero di aver risposto a tutte le vostre domande, ai vostri dubbi. Se volete maggiori informazioni o se volete prenotare con me il test dell'armocromio online, questo è il mio numero. Che dire, spero di vedervi presto e buona giornata a tutte. Ciao!